Certe, l'aviene. Sicuro, l'avieno. Deinde, navigio remis, incitato, funes, prerumpentur. Poi, impressa coi remi, velocità alla nave, spinta la nave a forza di remi, le sartie verranno spezzate. Funes, prerumpentur. Che cosa succederà? Poi è l'avieno a dircelo. Funibus abscisis, tagliate le sartie, antemne necessario concident, le antenne per forza necessario cadranno. Sarà questa la mossa vincente, perché, come evidenzia Cesare, la forza delle navi dei Galli sta proprio nelle vele e negli armamenti. Una volta strappate le sartie, alle quali sono agganciate le antenne che reggono le vele, queste cadranno e le navi dei Galli non avranno più possibilità di manovra. A questo punto le navi dei Romani circonderanno quelle dei Veneti e cercheranno di salire su di esse. Così, trasformato lo scontro navale in una battaglia terrestre, i Romani avranno gioco facile perché, come prevede Cesare, tandem expugnatis cum pluribus navibus veneti fuga salutem petere contendent. Infine, alla fine, expugnatis cum pluribus navibus conquistate parecchie navi, i veneti contendent cercheranno di salvarsi petere salutem fuga con la fuga, cioè fuggendo. That's all, folks.